Faccia a faccia, che è tutto firmato, dai. La diffamazione è reato, lo glielo dica. La diffamazione è reato. E ora vediamo chi passa i guai. Questo mi sta pure, ma non lo conosce a questo. Io stavo chiudendo la mia macchina in garage. E questo ti avvicina con i cani suoi. Prima ero aggredito, adesso mi sono avvicinato. Io non lo so, questa persona. Non mi sta facendo più. No, 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 esca pure, può. È tutto filmato, stia tranquillo. Lei passa un guaio che non ha idea. Lei si deve allontanare da me. Vada, poi è liberissimo. Si deve allontanare con i cani proprio. No, no, lei è liberissimo e sarà, sputtanato a dovere. Lei si azzardi. Sputtanato come meritano le merde. Vada, vada, è libero, per ora. Che cosa? È qua, imbecille, coglionazzo, è qua. Non dica queste cose, perché quella è diffamazione. Per che cosa? Per un imbecille? Ma stiamo scherzando per davvero? Ma stiamo scendendo dalle nuvole? Ma lei quanti anni c'ha? Ha 5, è un ritardato, cos'è? Mettete un cartello, uno si regola. Questa diffamazione, vediamola questa diffamazione. Allora, io l'ho aggredita. Già, una menzogna bella e buona. Che cosa hanno fatto i cani? L'hanno aggredita. Un'altra cazzata che solo un demente potrebbe credere. Se vuole, aspetto, Vieni, andiamo. Vieni, Sasha. Sorrida, che questa serve come prova, Sorrida. Nome e cognome, per cortesia. Non ci dice il nome, diffama senza dire il nome. Lo avrà presto il mio nome. Come no? Adesso, tra poco lo avrà. Sì. Quando arriva il 118, però. Perché lei non dovrebbe stare a piede libero. Le persone come lei sono un pericolo. Come, non l'aggredisco più? Adesso non lo dice che lo aggredisco? Mi sa che la sto aggredendo ora? È uno di quelli Zulu che crede che gli levi l'anima con il telefonino? La sua anima, se ce l'ha, adesso ce l'ho io, sa? Uga buga! Come farò a dormire stanotte senza anima? Io non lo so. Sì, così, sotto la luce, così si vede meglio.
saltato anche oggi gli psicofarmaci? Per quello ha reagito così? Guardi che può uscire, io non la sto bloccando, eh. Mi stava dicendo prima che la bloccavo. Il cancello è lì davanti. Perché sta aspettando? Si vede che c'è qualcuno invisibile davanti alla porta, no? Come prima. Quando l'ha aggredita a quest'uomo invisibile. Che fa, scappa? Lei si crede uomo, vero? Lei pensa di essere uomo. Ora voglio vedere che cavolo gli racconta a quelli. Cioè, che ho il filmato, cosa gli racconta? Cos'è? C'è un'altra persona invisibile là davanti? O qualcun altro che lo aggredisce là davanti? Forse queste persone la vogliono aggredire, che dice? All'anima, sta tutto filmato. Che è successo? Ha detto che l'ho aggredito. Che l'ha aggredito Sio e Sasha. Boh, ma qua dentro? Sì, sì. Ma sta tutto filmato, è come s'azzarda a fare qualche cosa. La diffamazione che parte in un secondo. Intanto arrivano i carabinieri. Sì, 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 sì. Non lo aggredire, lo stai aggredendo. Io stavo a 10 metri, ma ha detto che lo stavo aggredendo. È tutto filmato, eh? Se deve entrare in tribuna. Non lo aggredire, non lo aggredire, se vuoi ti faccio uscire dall'altra parte. Adriano, stiamo calmi, dai. È più calmo di così, sto facendo il filmato. Vedi che sta aggredendo. Vieni qua, Sasha. Vieni Sasha. Vieni. Lei non ha rispetto delle persone che possono avere paura dei cani. Vieni qua, dai. La paura dei cani, le avviso, le ultime ricerche dicono che rivelano. Per favore, ognuno ha le sue paure. Vabbè, no, che paura di che cosa? Ma se io l'ho chiamato e sono passato con una tranquillità enorme. Lei se era cieco, neanche se ne accorgeva. Il problema non sono gli occhi, è il cervello che vede. È quella la paura mia. Però ci sta gente che ha paura, però, anche di nani hanno paura. Ciò non significa che uno può aver paura anche vedendo un cane da qua alla rotonda, Adriano. Cioè, sì, ho capito, ma io stavo passando tranquillamente. Ha iniziato a gridare, mi ha fatto pure spaventare sto personaggio. Le fobie. Pure io ho le fobie, ma me le controllo. Porca miseria, mi ha fatto spaventare. Non è detto, non è allora detto. Sappia che i cani si tengono legati a questo punto. Dove abito io li posso tenere come dico io, perché i cani hanno un'infezione al collo e non gli posso mettere. Senta, pagliaccio, vada dove devo andare, che ora dica, per davvero. Non dica queste cose che non serve. Non è il caso. Comunque stanno per arrivare i carabinieri. Sì, sì, sì. E io la sto continuando ad aggredire, glielo dica ai carabinieri. Sorrida? Sorrida. Ancora? Ma la smetta! No, di che cosa la smetta? È lei che la deve smettere. Ma stiamo scherzando per davvero? Ma devo per davvero arrabbiarmi? Guardi che si vede comunque, eh? E non mi ha voluto dare neanche il nome e cognome con tanto coraggio. Arrivederci e buon proseguimento. È tutto firmato, eh? Andiamo, Sasha!